Come sempre chiudiamo con un dolce. Il nostro viaggio oggi ci porta nella terra dei pistacchi, che è Bronte, perché oggi faremo una torta quasi integralmente con farina di pistacchi. Per fare la torta al pistacchio occorreranno farina di pistacchi, amido di mais, zucchero, vaniglia, un pizzico di sale, lievito, olio di semi e uova. Per guarnire utilizzeremo lo zucchero a velo. Iniziamo montando gli albumi e i tuorli in due, ovviamente, ciotole separate. Monteremo prima i tuorli con lo zucchero, l'estratto di vaniglia e l'olio di semi e poi in planetaria monteremo gli albumi con un pizzico di sale. Metto qui direttamente gli albumi. Aggiungiamo lo zucchero, la vaniglia, poi quando saranno già belli montati aggiungeremo a filo l'olio di semi. Aggiungo l'olio di semi. Bene, adesso ci dedichiamo agli albumi. Aggiungiamo un pizzico di sale e montiamo a neve. Ci siamo. Uniamo insieme tutte le polveri, ovvero l'amido, la farina di pistacchi e il lievito. Aggiungiamo il lievito. Mescoliamo bene. Metteremo un po' di polveri e un po' di albumi montati a neve nell'impasto dei tuorli e a poco amalgamiamo il tutto. Aggiungiamo ancora l'albume e ancora un po' di polveri. Fatelo in tre volte magari. Aggiungiamo l'ultima parte di albume. E l'ultima parte di polveri. Verrà un impasto molto denso, molto corposo, è così che deve essere. Bene, ci siamo. Prendiamo lo stampo, utilizzerò uno stampo a cerniera da 22 cm. Nella base mettete un velo di carta forno per evitare che l'impasto possa uscire dallo stampo in cottura e ai bordi fodererò con un po' di burro. Siamo pronti per il forno. Cuocerà per una quarantina di minuti, da controllare con la prova dello stuzzicadenti, a 160-170 gradi. Se volete aggiungete una ciotolina d'acqua in forno per creare un po' più di umidità. È
Eccoci con la mia ormai nostra torta al pistacchio. L'ho fatta raffreddare perché altrimenti non potevo neanche sformarla. Eccola qua. Guardate com'è bella. Adesso l'apriremo, così siete tutti contenti. Anzi, questa cosa la voglio dire. Tante volte, dopo che le puntate vanno in onda, mi, tra virgolette, giudicate perché spesso non apro le torte, i dolci. Questo accade non per cattiva volontà, ma perché essendo molto calde rischiamo di romperle, di non presentarle come è giusto che sia. Quando possiamo, abbiamo un po' più di tempo, le facciamo raffreddare, come in questo caso, e quindi ve la possiamo mostrare anche all'interno. La mettiamo sul piatto di portata, cospargiamo con zucchero a velo. I più golosi potranno anche fare una glassa alla cioccolata, ma direi che va bene così. Ecco qui. Voilà, è proprio come me la immaginavo. Bene, adesso l'assaggiamo. Garantisco io, morbidissima. È davvero una torta speciale. Se siete amanti del pistacchio, questa è la torta giusta della vostra vita. Adesso ve la presento come giusto che sia. Signore e signori, è con grande gioia che condivido la mia nostra torta al pistacchio. E con la torta al pistacchio tutta la Sicilia è a tavola. Per realizzare la torta ai pistacchi di Bronte ho montato i tuorli con lo zucchero e la vaniglia e ho aggiunto a filo l'olio di semi. Ho montato anche gli albumi in planetaria con un pizzico di sale. In una ciotola ho mescolato la farina di pistacchi, l'amido di mais e il lievito. Quindi li ho uniti al composto dei tuorli, alternando quello degli albumi. Ottenuto il composto finale, l'ho versato in uno stampo foderato alla base con carta forno, lateralmente con del burro. E ho infornato a 160-170 gradi per circa 40 minuti. Ho servito spolverando con zucchero a velo.